Buongiorno e bentrovati, nuovo appuntamento con Intervista a domicilio. Siamo, come vedete, negli studi di Telecivitavecchia, una puntata un po' speciale, quella di oggi, che abbiamo registrato nel pomeriggio, nella serata di ieri, visti gli impegni degli ospiti che abbiamo avuto in studio, una puntata che abbiamo dedicato alle elezioni regionali, con un'intervista più lunga ai due consiglieri regionali eletti per quanto riguarda Civitavecchia, ovvero Marietta Tidei per quanto riguarda il Terzo Polo ed Emanuela Mari, il presidente del Consiglio Comunale di Civitavecchia, eletta al Consiglio regionale con Fratelli d'Italia. L'abbiamo sentita ieri al telegiornale di Telecivitavecchia, abbiamo però deciso di dedicargli uno spazio maggiore, appunto con una puntata speciale di Intervista a domicilio. Quindi andiamoci a sentire le interviste che abbiamo realizzato ieri sera. Ben trovati ai nostri telespettatori, nuovo appuntamento con Intervista a domicilio. Oggi giochiamo in casa, siamo negli studi di Telecivitavecchia per parlare dei risultati delle elezioni regionali. Lo facciamo con chi ha concluso la corsa alla Pisana. Abbiamo ospite la neo consigliera regionale alla Pisana, Marietta Tidei, riconfermata. Buonasera. Buonasera. Marietta Tidei, come detto, riconfermata, perché insomma già con la precedente legislatura del presidente della regione Zingaretti, appunto, ha fatto parte del consiglio regionale, da quella parte era in maggioranza, ora sarà in opposizione perché ha vinto, come tutti sappiamo, il candidato del centrodestra Francesco Rocca come presidente della regione. Quindi stato d'animo contrastante, direi, potremmo dire. Da una parte la gioia per essere stata rieletta, peraltro con la bellezza di 9.556 voti, quindi insomma un'ottima risposta. Dall'altra parte però la sconfitta del centrosinistra. Beh, decisamente una grande soddisfazione per il risultato personale, chiaramente molto dispiaciuta per la partita complessiva, sia diciamo per il mio partito, che comunque è stato al di sotto sicuramente delle aspettative iniziali, e nel quale però io sono la prima degli eletti, anche più o meno al doppio delle preferenze del secondo, che è Pierluca Dionisi, che è un amico, oltre che un compagno di viaggio, chiaramente al quale faccio i miei migliori auguri di buon lavoro. E però chiaramente anche rammaricata per la sconfitta complessiva. Io credevo che comunque, sono convinta che D'Amato fosse un buon candidato, sarebbe stato un ottimo presidente, perché come ho detto più volte conosce il Lazio, conosce i problemi non solo della sanità del Lazio. Chiaramente adesso ci sarà un'amministrazione di un colore diverso, vedremo che cosa farà. Io non posso che esprimere diciamo i miei migliori di buon lavoro, anche perché poi nel Lazio ci viviamo tutti e mi auguro che comunque i cittadini del Lazio abbiano un governo all'altezza delle loro aspettative. Come detto, si prepara Marietta Tidei a fare opposizione a questa amministrazione. Su quali punti secondo lei ci sarà da combattere di più? Ma intanto io spero che comunque le cose vengano fatte bene, che si continui con la stagione di rilancio della sanità pubblica, come abbiamo fatto, a differenza di come fece il centrodestra, che addirittura aveva venduto, cartolarizzato comunque tanti ospedali e quindi dati ai privati per poi pagare l'affitto, quindi un'operazione che noi abbiamo cancellato quando ci siamo insediati alla regione. Quindi sanità territoriale, si continui con i fondi del PNRR per costruire ospedali di comunità e case di comunità, si continui comunque nella costruzione dei sei grandi nuovi ospedali, si continui a migliorare quelli esistenti e si lavori molto sulla riduzione delle liste d'attesa. L'opposizione ci sarà nella misura in cui il nuovo governo non farà queste cose. Noi non dobbiamo per forza, io auguro il meglio a questa giunta, auguro che chiaramente sappia fare le cose per bene, chiaramente la nostra opposizione sarà ferma sulle cose che non ci convincono, saremo costruttiva sulle cose che pensiamo che invece si possono realizzare insieme. Dico di più, io sono già stata in Regione Lazio, ho vissuto due esperienze, una da parlamentare tra il 2013 e il 2018 e una da consigliere regionale. C'è un abisso tra il Parlamento, anche tra le dinamiche politiche parlamentari che sono sempre sotto l'occhio dei riflettori, e quelle in Regione. In Regione si possono costruire tante soluzioni, insomma, anche con l'aiuto dell'opposizione, che però chiaramente deve essere ferma nelle cose che non vanno, e questo lo sapremo. Fortunatamente oggi non sono più l'unica eletta del Terzo Polo, avrò, come ho detto, con me un collega col quale chiaramente lavoreremo nel costruire intanto diciamo un buon lavoro di squadra anche con i colleghi del PD e con quelli che chiaramente hanno fatto con noi la battaglia
per Alessio D'Amato. Opposizione non a prescindere, giustamente, fiduciosa su quello che sarà l'operato di questo centrodestra? No, fiduciosa no, nel senso che non, staremo a vedere. È chiaro, la mia coalizione era un'altra e c'era anche un'altra proposta politica. Io penso che il centrodestra abbia urlato molto, abbia accusato molto, però poi stare dentro a governare è cosa diversa che stare fuori a urlare. Lo hanno visto quelli del Movimento 5 Stelle a tutti i livelli in cui hanno governato. Mi pare che se ne stia rendendo conto anche la Meloni al governo, nel senso che poi una cosa è dire poi però se le accise non si tagliano, insomma, da fuori si può dire tanto, da dentro poi uno fa i conti con la realtà. Uscivano dall'Europa e l'euro non... Mi pare che, insomma, che nei fatti, diciamo. Cioè, poi si vada comunque a Bruxelles a chiedere in qualche modo la benevolenza dell'Unione Europea. Ma sta nelle cose, nessuno si scandalizza di questo. Ripeto, io non credo che arriveranno e con la bacchetta magica risolveranno i problemi. Penso che avranno tanti problemi, però auguro comunque di risolverli questi problemi. Tire, si è parlato anche tanto, giustamente, dell'astensionismo, mai a questi livelli. La sconfitta del centrosinistra sta anche in questo dato, o un astensionismo trasversale, possiamo dire così? Beh, un astensionismo trasversale, però insomma che ha colpito moltissimo anche il centrosinistra. Insomma, comunque la Meloni è evidentemente riuscita a trasferire il proprio consenso personale su Rocca, che non era un candidato né molto conosciuto, né mi pare particolarmente apprezzato. Insomma, non credo che abbia fatto una grande campagna, ma io sono convinta che poi quando spira il vento, è ciclico chiaramente, no? Ci sono dei partiti che hanno fatto molto bene in alcuni tornati perché il vento era quello, altri che sono scesi repentinamente, poi insomma ormai ci siamo abituati anche alla chiusura di cicli politici molto più brevi. Questo è evidentemente un momento di ascensione del centrodestra soprattutto di Fratelli d'Italia, e quindi è ovvio che le elezioni regionali così vicine a quelle politiche non potevano che non andare così, ahimè. Però mi lasci dire una cosa anche sul piano personale, perché poi insomma la politica è soprattutto una straordinaria esperienza umana. Io voglio veramente ringraziare i tanti che comunque mi hanno votato anche questa volta, non solo nella mia città, in questo territorio diciamo più vicino a noi, ma anche a Roma e in quasi tutti i comuni della provincia di Roma. Io ho preso voti credo in 115-116 comuni della provincia, e questo insomma non solo mi rallegra, mi inorgoglisce, però penso anche che un consigliere regionale viene da un territorio, e chiaramente questo territorio lo ama profondamente perché è casa sua, però deve avere l'ambizione di poter rappresentare tutti i cittadini del Lazio. Il fatto di aver avuto voti anche in comuni molto piccoli che sono molto diversi dalla nostra realtà o da Roma, ecco, per me comunque è un motivo di orgoglio. E poi la mia grande struttura familiare, mio padre chiaramente, che comunque per me come al solito ha fatto moltissimo, la mia enorme famiglia che si è attivata tutta, perché poi lo dico sempre, insomma, la campagna elettorale è una sorta di attitudine, ma anche devi essere pure un po' vocato a farlo, no? E io ho avuto veramente una famiglia, una struttura amicale anche, tantissimi amici che sono quelli che mi accompagnano da sempre, ma anche no, che comunque si sono veramente spesi, hanno chiesto di venire a votarmi, ad amici, a parenti, a colleghi di lavoro. Mi stanno arrivando messaggi da tante parti per dirmi: io ti ho fatto votare, anche dai miei cugini che stanno a Palestrina piuttosto che... Queste sono anche cose che fanno piacere, perché poi noi tutti, chi fa politica, pensa di lavorare, però non è detto che questo lavoro poi sia percepito. Ecco, il fatto comunque, dopo tanti anni, perché ormai io lo posso dire, sono anche tanti anni, insomma ho 48 anni, però è da tanti anni che sto nelle istituzioni, e il fatto che comunque ci sia una riconferma ogni 5 anni, ormai da più di 20 anni, insomma, per me è positivo, e anche sempre con numeri, credo di poter dire, abbastanza importanti, insomma, senza volermi vantare assolutamente, però quasi 10.000 preferenze sono comunque un buon risultato. Ecco, è importante, ma soprattutto mi conforta anche sul piano umano, emotivo. Insomma, sono le cose che poi contano nella vita, insomma. Tidei, Civitavecchia poteva avere lo stesso numero di consiglieri regionali rispetto all'ultima legislatura, invece poi all'ultima curva abbiamo scritto questa mattina, tanto non è riuscito ad entrare alla Pisana, quindi Civitavecchia sarà rappresentata solamente da Marietta Tidei e dalla collega Emanuela Mari di Fratelli d'Italia. Che significa questo? Insomma, Civitavecchia perde un rappresentante del territorio che quindi può... diciamo portare le istanze di quest'area in regione? Ma
Io, insomma, il Lazio è fatto di 378 comuni, i consiglieri regionali sono 50, quindi è impensabile che ogni comune abbia, chiaramente, se no dovremmo avere più del Parlamento. Insomma, esatto. Beh, io credo che sia importante che questa città ovviamente sia rappresentata in regione un po' per l'importanza di Civitavecchia, per quello che scorre qui in qualche modo e per le potenzialità che ha. Chiaramente mi dispiace per Dantò perché indipendentemente dalla collocazione politica, chiaramente molto distante dalla mia, però è una persona per bene, lo conosco, penso che avrebbe dato un contributo importante. Ahimè, diciamo veramente è una partita che corrono in molti e purtroppo si arriva in pochi, ma insomma è il gioco così della democrazia, insomma. Sono convinta che poi però le persone che hanno un'inclinazione così forte alla politica troveranno comunque altri terreni di sfida. Ecco, non, io penso che sia un bene che ci siano tanti che si interessano alla politica, per me questo è un valore. E comunque questa città è una città che comunque ha sempre espresso, anche nella passata legislatura c'erano tre consiglieri, insomma, quindi anche di diversi partiti, anche lì. Quindi io faccio gli auguri a tutti perché comunque veramente poi chi mi conosce sa che non sono una polemica a prescindere, insomma, e penso che quando c'è da lavorare per portare risorse su questo territorio, per portare sviluppo, dovremmo costruire un'alleanza indipendentemente dal, lo sa anche il sindaco, insomma, col quale comunque, ripeto, nonostante una grande differenziazione politica, però non entro mai in conflitto sterile perché se non serve, secondo me, cioè ci possiamo scontrare su alcune cose. Ma di certo non ci dobbiamo, dovremmo fare un'alleanza per quello che è lo sviluppo del territorio, insomma, ma io l'ho fatta con tanti sindaci, nel senso che poi veramente mi hanno votato anche sindaci che non sono di centrosinistra, insomma, ecco, perché poi quello che conta secondo me è anche la relazione che si crea anche con tanti civici, per esempio, che magari non sono del mio partito, però che comunque hanno apprezzato poi un lavoro che è stato fatto su alcuni territori. Sviluppo del territorio, quali sono le istanze per quanto riguarda Civitavecchia, scendendo, diciamo, a livello locale, che Marietta Ritei, diciamo, porterà alla regione, su cui Marietta Ritei porrà maggiore attenzione? Beh, lo sviluppo della ZLS che dobbiamo concludere, nel senso che lì c'è questo piano strategico che adesso è in fase di interlocuzione tra governo nazionale e governo regionale, quella può essere una grande opportunità di sviluppo. Abbiamo già detto proprio in questa sede che comunque abbiamo fatto inserire Civitavecchia nella carta degli aiuti a finalità regionale, quindi possono arrivare gli aiuti di Stato. Qui questa è una grande cosa, ci sarà un 20% dei posti di bando riservati alle imprese che si insedieranno in ZLS, in zona logistica semplificata. Tutto il tema dell'economia del mare, dello sviluppo green dei porti, dello sviluppo della transizione ecologica, quindi chiaramente c'è questo grande progetto del parco eolico offshore, vediamo se si realizzerà, però secondo me la via giusta è quella comunque di andare incontro dal fotovoltaico, eolico, le comunità energetiche, si può fare tanto, poi chiaramente aprire una discussione seria su quello che sarà il futuro del sito di Torre Nord. A Montalto hanno fatto una cosa molto buona, che tra l'altro non solo prevede un ciclo combinato, qui non ci sarà più, un ciclo aperto, scusate, qui non ci sarà più perché qui l'Enel ha deciso di recedere dal progetto di gas, però ci può essere comunque qualche altra cosa, addirittura ci hanno messo un museo dell'energia, per essere chiari, hanno dato dei terreni a una società che fa i tracker per i pannelli fotovoltaici, quindi insomma tante cose che secondo me noi non dovremmo farci. La logistica, per esempio, io vedo con favore nel logistic, c'è tutta questa enorme partita che sta gestendo l'amministrazione sull'exit al Cementi, quindi secondo me ci sono tante opportunità in questo momento. Io ho sempre pensato che questa città dovesse far tesoro del suo essere comunque, di avere una vocazione energetica, anche industriale, e rafforzarla, che non significa dimenticarci che abbiamo anche una vocazione turistica. Spero che ripartano anche le terme, insomma, perché quella è una, perché penso che questi due aspetti possono convivere. Io ho sempre detto che non è che bisogna bombardare le centrali per poter avere anche una dimensione turistica. È chiaro, noi non siamo i Caraibi, questo ce lo dobbiamo anche dire, però abbiamo comunque un mare bello, una bella costa, abbiamo tante cose sull'enogastronomia, insomma, io credo che ci siano tutte le condizioni per fare sviluppo. Beh, bisogna crederci, insomma, io anche dall'opposizione continuerò a lavorarci. L'ha detto Marietta Ritei, l'abbiamo detto anche qui nel precedente appuntamento in cui è venuta ospite, proprio come fase storica questa sembra una fase, no, che può essere decisiva per il cambiamento della regione in modo più ampio, ma anche della nostra città, perché ha parlato di transizione energetica, ma insomma sono tanti i temi che possono cambiare. Civitavecchia Orte, avete visto, sta partendo una gara per una fase decisiva, può essere questa una fase decisiva? Ma io penso di sì, perché
Guardate, ogni tanto veramente io sono convinta che, d'altra parte, se c'è stato questo estensionismo è evidente che ci sono una disaffezione e anche una scarsa percezione dell'utilità della politica, però se io metto in fila tutte le cose che sono state fatte e quelle che stanno anche per partire, cioè, avevo detto il PNRR sanità, insomma Civitavecchia avrà anche un ospedale di comunità, una casa di comunità che svuoterà in parte pure il pronto soccorso, ma significa anche persone che ci lavorano, significano tante cose, se parte veramente l'operazione di Enel Logistica, se parte la ZLS, voglio dire, se attraverso appunto gli aiuti di Stato noi riusciremo ad attrarre qui anche nuove imprese, queste sono tutte cose che fa la politica, che mette in fila, crea le condizioni favorevoli per lo sviluppo, la transizione ecologica. Insomma, stanno arrivando i soldi su queste cose, ci sono i soldi per le comunità energetiche che renderanno anche protagonisti i cittadini delle comunità energetiche. Ecco, a volte le persone, forse saremmo anche, diciamo, cattivi noi a non comunicarlo bene, no? Qui poi secondo me c'è sempre un interno di dire come si comunica. O forse non c'è la voglia di ascoltare. Forse diciamo. Non c'è la voglia di ascoltare, però io penso sempre che sbaglia chi non lo sa far passare il messaggio, non chi non lo ascolta. Assolutamente. Ok? Però ci sono le condizioni, bisogna crederci un po' di più e io dico pure che qui ci dovremmo pure un po' togliere però questa sorta di atteggiamento di essere sempre gli sventurati, quelli su cui si è caduta la maledizione di chissà, perché non è vero, perché invece questa è una città dove poi non si vive così male. Abbiamo avuto dei grandi problemi di inquinamento legati alla produzione energetica, che non era la produzione energetica che c'è oggi, però questo ricordiamolo pure. Però sempre a dire pure che siamo i peggiori, non è così, Civitavecchia non è una città dove si vive malissimo, tanto stiamo sul mare, e questo lasciatemi dire io che giro tutto il Lazio, è una grande fortuna, perché vivere sul mare è bellissimo, cominciamo con a dire dirlo, questo. Insomma, vuol dire questo, e poi non è per niente una città male, abbiamo tanti spazi culturali, abbiamo un teatro Traiano bellissimo, c'è una cittadella della musica, bisogna mettere... Secondo me far funzionare meglio quello che c'è, ma sono anche tante le cose che abbiamo. Ora, è chiaro, io sono tra quelli che vuole lavorare per generare maggiore occupazione e maggiore sviluppo, anche dicendo qualche sì e non solo i no. Questo consentitemi. Gli stimoli non mancano, me le tenete idee. Magari l'emozione è sfumata perché insomma ormai da anni insomma, siete sulle poltrone della politica, però sicuramente ecco, gli stimoli per fare meglio, per migliorare il nostro territorio non mancano, mi pare di capire. No, ma io ce li ho, insomma, guardate, io prendo la politica come una professione, perché siccome non sono tra quelli che si vergognano di dire che è un politico, io sono orgogliosa di fare questo, non è una cosa, poi me lo dicono i cittadini quando mi votano, cioè io ogni 5 anni mi sottopongo al giudizio dei cittadini, ormai sono più di 20 anni che faccio questo e sono perfettamente consapevole che un domani uno mi dica non abbiamo più bisogno di te e quindi non ti votiamo più, c'è tutto, cioè ci può stare, fino ad oggi devo dire mi è andata bene, ma non è detto che andrà sempre così, ok? E non penso neanche che vivrò in politica fino a 80 anni, ecco, anche per fare un paragone con il mio illustre genitore. Detto questo, voglio dire, però noi ci dobbiamo, la politica essendo una professione, uno la deve prendere seriamente e quindi non è che ci va in maniera pigra. C'è anche la responsabilità, no? C'è la responsabilità e c'è anche la fortuna di fare una cosa che è bella e che può essere utile alla vita dei cittadini. Poi a volte va bene, a volte va male, però mai andarci con un atteggiamento che non è un atteggiamento propositivo. D'altra parte siamo pagati per questo, siamo pagati anche per tirare fuori idee e avere e fare lavoro soprattutto, insomma, e lavorare. Perfetto, ringraziamo Marietta Ridea, qui facciamo un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura al Consiglio regionale del Lazio, lo ribadiamo, eletta, confermata o meglio, alla Pisana con 9.556 voti, insieme al collega del Terzo Polo Pierluca Dionisi, questa volta sarà in opposizione, ma insomma il lavoro non mancherà alla regione. Grazie Marietta Ridei. Viva il lupo e grazie a tutti. Eccoci qua, abbiamo anche l'altra consigliera regionale entrata alla Pisana, ovvero Emanuela Mari. Buonasera. Buonasera, buonasera. Emanuela Mari che è entrata con Fratelli d'Italia. Emanuela, 16.000 e oltre 100 voti sono arrivati come preferenze, un risultato che si aspettava è andato anche al di sopra delle aspettative? No, il risultato al di sopra delle aspettative è un grande risultato. Diciamo di una squadra che ci ha creduto, ha fatto una scommessa, ci ha creduto dal primo giorno, quindi un grande risultato, si arriva a questi risultati solo se c'è una squadra seria e coesa che lavora per te. Si sono sentiti veramente tutti i candidati in questa elezione a fianco a me, non mi hanno mai lasciato, quindi io
Poi in particolare devo dire grazie alla mia città che comunque mi ha incoronato per la seconda volta come la più eletta nella storia anche per quanto riguarda le regionali e quindi la città ha contribuito in una maniera diciamo importante alle mie elezioni e come ho detto recentemente anche su questa emittente era importante arrivare alla Pisana ma era importante che Civitavecchia rispondesse presente. Questo presente si è sentito forte e chiaro, quindi io devo dire grazie veramente a tutti i cittadini perché continuano a credere in Emanuela Mari, nella sua famiglia e in questa grande squadra. Mari, neanche il recente passaggio che c'è stato da Forza Italia a Fratelli d'Italia ha inciso perché i voti alla persona sono arrivati lo stesso, no? È così? Esatto, e anzi il partito di Fratelli d'Italia ha aumentato la percentuale rispetto alle ultime politiche, quindi significa che c'è anche, diciamo, un apporto importante nella candidatura che ha fatto sì che Fratelli d'Italia venisse rappresentata ancora in maniera più incisiva su questo territorio. Passato il periodo del conteggio dei numeri, Emanuela Mari è subentrata anche un po' di emozione per questa nuova avventura che sta per iniziare. Assolutamente sì, è un'emozione importante perché comunque rappresento una squadra importante e rappresento il primo consigliere di centrodestra di questo territorio. La provincia ha risposto presente forte e chiaro perché in provincia abbiamo raccolto oltre 9.000 preferenze e quindi sono la consigliera più votata di tutta la provincia di Roma, quindi significa che c'è comunque molta stima nei confronti di questa squadra e questo risultato, ecco, va dedicato veramente a chi ha lavorato giorno e notte per questo e in particolare vorrei ringraziare la mia famiglia. Mio marito, non nelle vesti di marito, ma proprio di persona con cui condivido la politica da oltre 20 anni, e poi i miei figli che comunque hanno visto pochissimi i loro genitori, e poi questo risultato va dedicato a mio padre, a mio suocero e a mio cognato che non ci sono più, però che comunque mi hanno sempre seguito dall'alto, e poi insomma a tutta la squadra perché i consiglieri comunali, le persone che si sono messi in campo per me, a partire dall'ex sindaco Desio che ha fatto tante trasmissioni qui vicino, e insomma le persone, ma anche le persone normali, le casalinghe, le mamme di scuola, quindi io veramente ringrazio tutti i consiglieri comunali di Civitavecchia che non mi hanno mai abbandonata, anzi hanno lavorato di più sul territorio per permettere che ci fosse questo grande risultato e anche tutte le persone comuni che comunque hanno voluto dare il loro contributo. Tra poco torneremo sul risultato personale, Emanuela Mari, però una battuta anche sulla vittoria del neo presidente Francesco Rocca. Vi aspettavate un risultato di questo tipo oppure anche in questo caso, diciamo, è andata particolarmente bene? Ci aspettavamo la vittoria del centrodestra, però il risultato è stato straordinario e penso che Rocca sia in grado di prendere subito in mano le redini della Regione Lazio. Non sarà facile, come dico io, adesso inizia veramente la vera sfida. Giorgia Meloni ci ha insegnato che comunque già la sera delle elezioni, delle nazionali, aveva scritto un messaggio ai deputati dove c'è scritto non festeggiate perché bisogna mettersi subito al lavoro e noi ci metteremo subito al lavoro per la Regione Lazio. E l'ha già detto, insomma, si inizia subito a lavorare. È iniziato questo lavoro, cioè è iniziato a conoscere i colleghi, a mettere, diciamo, in piedi qualcosa in vista del lavoro, tanto che ci sarà da fare. La squadra di Fratelli d'Italia è una squadra di consiglieri coesa, molti li conosco, insomma, a parte Marco Bertucci con cui abbiamo condiviso questa bellissima esperienza elettorale, però ci sono tanti altri consiglieri insomma, che conoscevo già prima, che ho avuto modo di conoscere, e poi anche con i colleghi della Lega e di Forza Italia, insomma, ci conosciamo da tempi non lontani, quindi sono convinta che ci sarà una squadra di consiglieri pronta a sostenere Rocca in consiglio regionale. Come detto, diciamo, grande sorpresa, insomma anche grande felicità per le tante preferenze che sono arrivate per lei, però anche una grande responsabilità, no? Anche legata al fatto di essere in maggioranza, quindi diciamo di dover prendere le decisioni anche per l'intera regione, ma anche parlando di noi a livello territoriale, quindi di Civitavecchia e del nostro comprensorio. Assolutamente sì, quindi la sera che sono stata eletta nelle elezioni comunali, una
ragazza mi disse: da tanto consenso derivano tante responsabilità. E quella frase mi è rimasta impressa. Penso che sia la stessa frase che raccolgo oggi, ma che comunque questo territorio ha bisogno di essere rappresentato. Dalla regione passano le sfide importanti per questo territorio, ed è la cosiddetta filiera politica di avere comunque una nazione, al governo della nazione Giorgia Meloni, al governo della regione Francesco Rocca, e avere un'amministrazione centrodestra, un'occasione unica e ripetibile. Quindi insomma, la preoccupazione dei miei colleghi, ma anche insomma alcune volte di Marco Bertucci, è che io faccia tutto solo per Civitavecchia, per questo territorio, però in realtà è normale che è un territorio che conosco meglio degli altri. Ed è una grande responsabilità, come giustamente diceva, ma anche una grande occasione, perché proprio anche come contesto storico, no? Sembra un periodo particolarmente importante, no? Ci sono tante sfide come quella della transizione ecologica, ma insomma anche altre sfide che riguardano in particolare il nostro territorio, che ospita una grande centrale, tutto il percorso che sta facendo il porto, questo famoso passaggio diciamo alla vocazione turistica anche del nostro territorio, che esatto, può essere una sfida interessante. Assolutamente sì. E poi ci sono trend importantissimi che insistono su Civitavecchia, che sono ATER, ASL e Autorità Portuale, che sono tutti e tre enti fortemente collegati con la regione, quindi sicuramente anche in quel caso bisogna lavorare insieme, trovare una sinergia e dare un cambio di passo. Il passaggio dal comune alla regione le crea anche un po' di timore, possiamo dire così? Allora, di timore diciamo no, sicuramente una grande responsabilità. Diciamo che la squadra che mi sostiene è una squadra importante, siamo abituati a studiare gli atti e quindi a leggere le carte. Sono certa che ci sarà tanto da studiare in regione, sono certa che troveremo una situazione veramente disastrosa, e anche a livello di bilancio e soprattutto per tantissime cose che riguardano la sanità. Però sono certa che con il lavoro di squadra e con un indirizzo politico preciso si arriverà insomma a grandi risultati per il territorio. Certo, è il momento insomma di non festeggiare, ma di rimboccarsi le maniche. Rispetto alla precedente amministrazione regionale, dove c'erano tre consiglieri del territorio, si è passati a due, con lei appunto eletta con Fratelli d'Italia, e poi c'è Marietta Ridei con il Terzo Polo. Ecco, anche qui in sinergia con la collega di Civitavecchia si cercherà di portare anche risorse, no, e sviluppo per questo territorio? Assolutamente sì, diciamo che c'è spirito di collaborazione. Assolutamente, noi già con Marietta abbiamo fatto, quando lei era consigliera in maggioranza, alcune questioni insomma magari nel mondo del volontariato, del sociale, le abbiamo affrontate insieme e abbiamo portato dei risultati insomma in città, quindi assolutamente su questo ci sarà grande collaborazione. E certo che è veramente, ecco, un'occasione storica, la città aspetta questo da tantissimo tempo e comunque ci sono delle sfide importanti. Non ci dimentichiamo che l'ultimo atto fatto dalla giunta di Zingaretti è l'approvazione del biodigestore, il comune si è opposto e stiamo facendo una battaglia legale, sicuramente sarà uno dei primi fascicoli che aprirà la regione insieme a quello degli usi civici, altra battaglia legale del comune di Civitavecchia. Sono due temi su cui penso insomma di poter avere l'appoggio dei consiglieri, ma anche insomma l'appoggio istituzionale dei nostri dirigenti del Comune di Civitavecchia, che sono due temi importanti che affronteremo veramente subito in regione. Biodigestore e usi civici come questioni immediate da affrontare, c'è qualche istanza che Manuela Mari avrà intenzione di portare alla regione che riguarda il nostro territorio, a cui tiene particolarmente? Beh, ci sono delle istanze che insomma, come ho detto più volte, vorrei che si realizzasse in tempi rapidi la radioterapia su Civitavecchia. C'è un progetto che io seguo da quando sono consigliere qui, è stata la prima mozione mia in consiglio comunale. Sono certa che con questo tipo di regione si può dare anche un'accelerata, capire i meccanismi e andare avanti, perché questo territorio ha bisogno della radioterapia. E poi sicuramente bisogna diciamo aprire ancora di più per quanto riguarda aprire gli occhi sulla sanità, sul nostro ospedale, sull'ospedale di Bracciano, su quello che avviene insomma spesso in sanità, che è il punto insomma principale della regione, perché l'80% del bilancio regionale riguarda la sanità. Un'altra cosa che mi piacerebbe aprire regione è un altro fascicolo, è quello che un territorio che aspetta tantissimo tempo, è quello che riguarda le terme.
quindi la concessione delle acque è una concessione regionale, quindi vorrei capire come siamo messi e penso che sia un'occasione perduta per questo territorio di sviluppo turistico. Vediamo cosa si può fare, ecco, in questi 5 anni. Un'altra domanda che si pongono in tanti, visto che poi si aspettava l'ufficialità dell'elezione di Emanuela Mari come consigliere regionale, lei è anche presidente del Consiglio Comunale di Civitavecchia, in questo senso lascerà quell'incarico oppure continuerà anche da presidente del Consiglio? Non sono incompatibile da Presidente del Consiglio, e capisco poi la domanda, per carità, però mi deride perché alcune persone sono molto attenti alle poltrone, quindi dice, quando se ne va così occupiamo quando la poltrona. Quando c'è la possibilità, diciamo, e quindi, no? No, al di là di quello. E non sono incompatibile, ho delle cose da finire, vorrei approvare il bilancio, ma il gruppo politico che rappresento vorrebbe anche far fare un'esperienza politica a chi è dopo di me, che si merita di farlo, che è Pier Giorgio Iovine, che entrerebbe in consiglio comunale, quindi nei tempi giusti, nei modi giusti, e anche, diciamo, faremo tutto quello che è nell'interesse della città e dei cittadini. Emanuela Mari, insomma, una bella notizia quella dell'elezione in consiglio regionale. Quando si inizierà a fare sul serio? Quando, appunto, è previsto il primo appuntamento? Io penso che comunque c'è prima la proclamazione degli eletti e poi ci sarà, diciamo, dalla proclamazione passano 15-20 giorni, quindi penso che verso i primi di marzo, insomma, inizieremo a fare, ci sarà l'insediamento del nuovo consiglio regionale. E allora un grande in bocca al lupo, Emanuela Mari, in questa nuova avventura in consiglio regionale. Grazie mille. Viva il lupo, grazie a voi. E grazie a chi ci ha seguito. Arrivederci.